che disastro! Signora Balmore? Santo cielo, oggi ho le mani di ricotta. Ora dovrò pulire tutto. Agente speciale Sam Hanna e agente speciale Jake Allen, dell'NCIS. Oh. Possiamo farle qualche domanda? Certamente, caro, ma ora devo togliere questo. Era pieno di acqua zuccherata per i colibrì. Se non lo sciacquo via subito, ci sarà un'autentica invasione di formiche entro pochi minuti. Le do una mano, signora. Signora Balmore. Grazie mille. Conosce questi uomini? Conosco il caporale Ames e anche il caporale Bishop. Sono i marine che mi fanno da autisti. Per portarla dove? Al centro di ricerca. Questo non avrei dovuto dirlo. È riservato. Sicurezza nazionale. A noi può dirlo. Siamo dell'NCIS. Oh, davvero? Sì. Come va la sua ricerca? Molto bene. Pensavo di essere arrugginita dopo tutti questi anni. Invece sono riuscita ad isolare alcuni grammi di Clostridium botulinum la scorsa settimana. Il botulino? La tossina più letale nota all'uomo. Gradite una limonata, giovanotti? Vado subito in casa a prenderla. Sono stati allertati. E la squadra Asmat? Ma ero così innamorata di mio marito. Ecco, per lei. Oh, che gentile. La ringrazio, Steve. Mi chiamo Sam. Oh. Non importa. Sam, le chiedo scusa. Temo che dimenticherei la testa se non fossi attaccata al collo. È lo stesso, non fa niente. Così si arruolò e iniziò a lavorare nell'unità medica militare. Esatto. Era un ambito prettamente maschile a quel tempo. È stato carino, Steve, a portarmi il tè. Lei è sposato? No. No, ma passiamo al suo... Un bel giovanotto come lei ancora a scapolo. Lavoro molto. Era Kenzie. L'autopsia conferma l'avvelenamento da botulino. La sicurezza nazionale e i centri di controllo e prevenzione sono stati allertati. L'ASMAT sta setacciando la casa di Esther. Chissà cos'altro preparava la nonnetta. Tanti bei ricordi. Nate dovrebbe indossare una mascherina. No, non si prende il botulismo dalle altre persone. Ma noi siamo a rischio perché eravamo nel laboratorio. Tu ti senti bene? Non ho niente che una vacanza non possa guarire. Così dicono. Lei è molto alto. Anche mio marito Marty lo era. Morì di infarto a Santa Anita parecchi anni fa. Oh, lui adorava i pony. Parliamo del suo lavoro a Fort Detrick nei tardi anni 60. Purificazione batterica. Il nostro lavoro rivoluzionò la produzione di antibiotici ed altri farmaci. Oh, e quello svolto di recente? Oh, sono in pensione da tanto. E la sua ricerca nel laboratorio? Nel laboratorio? È quello dove la conducevano gli autisti. Oh, sì, lo avevo dimenticato. Ho collaborato ad isolare proteine. Una proteina neurotossica prodotta dal batterio chiamato botulino. Sì, certo, è esatto. Grazie per avermelo ricordato. Questa tossina botulinica a cosa serviva? A cercare un antidoto. Affinché i nostri soldati siano al sicuro. Sembra solo una dolce vecchietta. È una dolce vecchietta. L'hanno convinta con l'inganno a creare armi biologiche. Vuole scusarmi un momento? Certo. Allora? Trovo che sia adorabile e estremamente pericolosa. Soffre di Alzheimer. Ricorda gli anni 60 e 70 nei minimi dettagli, ma ha vuoti di memoria riguardo al presente. Beh, una cosa è dimenticare di dar da mangiare al cane. Un'altra, i protocolli di sicurezza quando si maneggiano armi biochimiche. Potrebbe aver causato lei la morte di quegli uomini. Oppure, chi manovra i fili ha usato la tossina per eliminare i testimoni. In questo caso, lei potrebbe essere in pericolo.